Facciamo esercizi di ripasso sulle derivate e le proprietà delle funzioni e delle derivate con derivate. Cominciamo per esempio a fare questo esercizio. Si muove con la seguente legge oraria: S, opposizione in funzione di T, vale T alla terza meno 3T più 5 delle T in secondi S in metri. Domanda A: calcola le funzioni che danno la velocità in funzione del tempo e l'accelerazione in funzione del tempo. Dopodiché B determina il distante T1 in cui il corpo si ferma, quindi quando la velocità è 0. C, distante T2 in cui l'accelerazione è nulla. E D, il modulo e il verso della velocità quando T è 0. Applicazione del derivato alla fisica. Multidisciplinarità. Più multi che disciplinarità. Come procediamo? La velocità abbiamo visto a suo tempo che è interpretabile come la derivata prima della posizione rispetto al tempo. Quindi V di T è la derivata rispetto al tempo di S, quindi è la derivata di T alla terza meno 3T più 5. Qui applico il fatto che la derivata è un operatore lineare, quindi derivo tutti e tre i monomi e no, è un polinomio, quindi uso la derivata della potenza. La derivata di t alla terza è 3t alla seconda, la derivata di meno 3t è meno 3 e di 5 è 0, lasciamo anche un 0. Ok? E quindi la legge che mi dice quanto velocemente si muove l'oggetto in funzione del tempo è 3t alla seconda meno 3. Poi l'accelerazione è la derivata seconda di S oppure la derivata prima di V. L'accelerazione è la derivata della velocità rispetto al tempo oppure la derivata seconda della posizione rispetto al tempo. La seconda si indica anche in quel modo. Quindi la nostra A è la derivata di 3 sì, la seconda meno 3. Per cui ottengo il 3 mi dà derivata 0, 3 t alla seconda come derivata 6 t. Quindi l'accelerazione in funzione del tempo vale 6 volte il tempo. Si tratta di un moto uniformemente accelerato? Uè. Si tratta di un moto uniformemente accelerato? Qual è la caratteristica dei moti uniformemente accelerati? L'accelerazione è costante. Questo è costante? No, perché cresce col tempo. Non è un moto uniformemente accelerato. L'accelerazione dipende dal tempo. La domanda B chiedeva per quale valore di t la velocità è nulla. Quando è che il corpo si ferma? Cioè in quale istante? Per rispondere alla domanda, non faccio altro che prendere la velocità
che era 3 pi alla seconda meno 3 e mi chiedo quando è nulla. Qui ho 3 pi alla seconda meno 3 uguale a 0, divido tutto per 3. Pi uguale a più o meno 1. Quindi ho un t che è 1 e un altro che è meno 1. Come interpreto questo meno 1? Prego? No, è un istante di tempo, non è una velocità, eh? In 1 e meno 1 v è 0. Qui mi dà un tempo negativo. Come lo interpreto? Ha un senso o non ha un senso? La soluzione è accettabile? Se sì, perché? Se no, perché? La prima è regolare, dice che se io comincio a schiacciare il mio cronometro, do il via quando il cronometro segna 0 secondi, quando segnerà un secondo, V è 0. Bene. E questo qui? Questo numero, questo risultato, cosa significa? Significa che se il moto fosse stato un moto che proveniva da un istante precedente al mio t uguale a 0, cioè se si fosse mosso con la stessa legge, cioè questa, anche in istanti precedenti allo 0 sul mio cronometro, sarebbe stato fermo anche un secondo prima del mio zero. Se invece il moto inizia a t uguale a 0, il t uguale a meno 1 è un risultato privo di significato fisico. Perché se il moto comincia a t uguale a 0, t uguale a meno 1 non ha senso. Se invece il mio t uguale a 0 è solo il momento in cui inizializzo il mio cronometro, allora il corpo era fermo sia un secondo dopo il mio zero che un secondo prima il mio zero. Ok? Poi chiedeva la C è quando, in quale istante l'accelerazione è nulla. La domanda era la C? Sì. Quando T è uguale a 0. Beh, A è uguale a 6 volte T, questo è nullo se T è uguale a 0, quindi il nostro T2 è 0. Nell'istante iniziale l'accelerazione in quell'istante è 0. Ok? Poi chiedeva la velocità a T uguale a 0. Beh, V vale 3, se ricordo bene, t alla seconda meno 3, la velocità in 0 vale 3 per 0 meno 3, quindi meno 3 metri al secondo, quindi l'intensità della velocità è 3 metri al secondo, il verso è negativo, cioè un moto, come dire, verso l'origine del sistema di coordinate. Sta tornando indietro, tra virgolette. Ok? Fine dell'esercizio. Tutto chiaro? Facciamo un altro. Dice, la posizione di una particella che si muove lungo una linea retta dipende dal tempo secondo la legge seguente. X di t vale V0 fratto k e 1 meno e alla meno k volte t, dove V0 e k costanti sono dei numeri. Dimostrare che la velocità è espressa da questa relazione di 0 per e alla meno kt e l'accelerazione a vale meno k volte v.
stabilisci poi quando la velocità tende a diventare nulla. Questo è molto uniforme? No, perché? Perché la velocità non è costante, dipende dal tempo. È un moto uniformemente accelerato? No, perché l'accelerazione è proporzionale alla velocità e la velocità cambia. Abbiamo incontrato un moto come questo? Sì, no, non so. Abbiamo incontrato un moto in cui l'accelerazione è proporzionale alla velocità con una costante negativa. Certo che l'abbiamo visto. Questa è la legge di Stokes. La forza di attrito viscoso. Dove l'attrito è proporzionale alla velocità se è abbastanza piccola. Allora, se abbiamo la legge oraria, deriviamo una volta e abbiamo la velocità. La velocità in funzione del tempo è la derivata della posizione rispetto al tempo, quindi la derivata di x rispetto a t. Attenzione, qui non derivo rispetto a x, qui la mia ascissa, per cui di, per capirci, è t, derivo rispetto a t. Ok? Quindi la derivata di zero su k 1 meno e alla meno k t. Qui conviene togliere la parentesi, d'accordo? Questa diventa la derivata di zero fratto k meno di zero fratto k e alla meno k t. Di 0 e k sono due costanti che non dipendono né da x né da t, quindi se ne faccio la derivata ottengo 0. Poi qui ho meno, di 0 e k sono costanti, le porto fuori dalla derivata, per la derivata di e alla meno k volte t. La derivata dell'esponenziale l'abbiamo già vista, è l'esponenziale stesso, e qui ho una funzione composta, prima l'esponenziale e poi t moltiplicato per meno k. Quindi la derivata è la derivata dell'esponenziale, che è l'esponenziale stesso, per la derivata dell'esponente, che è meno k. Quindi ho lo 0 non lo scrivo più, meno di 0 su k per meno k e alla meno kt. Quel meno k l'ho messo davanti, i due meno vanno via, il k anche, la riscrivo, uguale meno di 0 su k per e alla meno kt derivata dell'esponenziale per derivata dell'esponente che è meno k. Meno e meno fa più, k e k si semplificano e rimane di 0 e alla meno kt, che è quello che volevamo provare. Abbiamo scoperto come si muove la nostra pallina nell'acqua. Certo, lo faremo un po' più avanti come esercizio. Ultimo passaggio, l'accelerazione. Per trovare l'accelerazione devo derivare un'altra volta di 0 e alla meno kt. Io di 0 per di nuovo e alla meno kt per meno k. Quindi la riscrivo in questo modo, porto il meno k davanti, questa è b, l'accelerazione va a meno k. Se vi ricordate la legge di Stokes, si può riassumere dicendo che la forza di attrito viscoso nell'acqua è uguale a meno un coefficiente b per la velocità. Ok?
okay? Ma F è uguale a m per a. Se questa fosse la sola forza, cioè trascurando la forza di gravità, allora ho m per a uguale a meno b b, cioè l'accelerazione è meno b fratto m b. Quindi k è un altro che il coefficiente di attrito diviso a m. Ok? Facciamo ancora uno, poi facciamo un altro tipo di esercizi. Domande fino adesso? Tutto chiaro? Ah no, chiedeva quando, se e quando la pagina tende a fermarsi. Torniamo subito. Ci sono istanti in cui questa pallina è ferma, questo oggetto è fermo. Riscrivo la velocità, eh. Quando è che è zero qui? Mai? Perché? Qual è il suo grafico? Esponenziale, esponenziale negativo è fatto in questo modo. Questa è e alla meno kt. Con v0 qui ho v0, qui ho v, qui ho t. È una funzione monotona decrescente e posso solo dire che il limite quando t tende a più infinito è 0. La pagina rallenta sempre di più, sempre più lenta, ma non è mai ferma, tende a fermarsi ma in tempi molto 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 lunghi. Il significato fisico di questo limite è che la velocità decresce sempre di più finché non arriverà a un punto in cui non riesco neanche più a misurarlo, quindi è approssimativamente fermo. Okay. Chiaro? Facciamo anche quest'altro. Ho due corpi stavolta che si muovono con due leggi orarie diverse. S1 di T uguale T alla seconda meno 3, S2, potrebbe dire X1, X2, ma pazienza, vale 8T meno T alla seconda. Calcola la posizione di ciascuno dei due quando raggiungono la stessa velocità. Mi interessa S1 e S2 quando raggiungono la stessa velocità, cioè dove si trovano quando viaggiano alla stessa velocità. La velocità di nuovo è la derivata, quindi derivo questo. V2 è 8 meno 2t uguale a 2t più 0. Quindi ho meno 2t uguale a meno 8 più uguale a 4. Dopo 4 secondi hanno la stessa velocità. Dove si trovano quando il tempo cronometro segna 4 secondi? Basta sostituire 4 nella prima e anche nella seconda legge oraria. Quindi avrò S1 che vale 4 per 4 16 meno 3 13, diciamo, metri, e S2 sarà 8 4 per 8
32 meno 16. 20. Dimmi. Questo? Ah, qui c'è un meno 4, chiedo scusa. Ho portato il meno 2 da da parte, quindi diventa meno 4. Pardon. Quindi qui è 2 e non 4. Ok, grazie. Correggo. Il tempo è 4. 2 meno 2 fa meno 4. Meno 8 diviso meno 4 più 2. Quindi S1 è 4 meno 3, 1. Un secondo. E S2 è 2 per 8, 16, meno 4, 12. Un, non un secondo, ma un metro, scusate, per una posizione. Un metro, 12. Ok. Uno sulla sull'applicabilità e la verifica del teorema di Rolle e uno su quello di Lagrange. Per esempio, data la funzione x uguale a x per radice di 1 più x nell'intervallo meno 1, 0, determinare se è applicabile il teorema di Rolle e in quale lingua è applicabile. Ricordate cosa dice il teorema di Rolle: se x è uguale a f di x è continua in AB, derivabile nell'intervallo aperto a B, e f di A è uguale a f di B, cioè se assume lo stesso valore agli estremi, allora f' in C è 0 con C compreso tra A e B, cioè interno all'intervallo A. Non so se si riesce a capire. Allora, la nostra funzione ha come dominio tutti i numeri reali che rendono non negativo il radicando. Quindi il dominio della f è funzione dei numeri reali con x maggiore o uguale a meno 1. E quindi i è tutto contenuto nel dominio della f, per cui la funzione i è continua. Ok, calcoliamo la derivata. La derivata di x per radice di 1 più x, devo calcolare la derivata del prodotto e dopo della funzione composta, quindi derivata della prima che è 1 per la radice 1 più x più la prima funzione per la derivata della seconda, che è 2 per radice di 1 più x per la derivata del radicando che è 1. Quindi ho radice di 1 più x fratto 2 radice di 1 più x. Questa funzione ha come dominio un insieme analogo a questo, ma escluso il meno 1, perché il meno 1 è il denominatore, questo denominatore si annulla. Quindi il dominio della derivata di x' è tutti i numeri reali di x maggiore di meno 1. Quindi la funzione è derivabile per x interno all'intervallo, tolti gli estremi, cioè tra e B. Inoltre, ultimo punto, controlliamo f in meno 1, che vale
0, che è uguale a meno 1 per radice di 1 meno 1, e f in 0 che vale 0, che è uguale a 0 per radice di 1 più 0. Quindi in A e in B assume lo stesso valore. Quindi il teorema di Rolle è applicabile. Quindi prendo la derivata. Pongo uguale a 0 e la risolvo. Fatemela riscrivere, radice di 1 più x fratto 2 volte radice di 1 più x, si posso sommare, quindi il comune 2 volte radice di 1 su x, qui ho 2 volte radice di 1 più x per radice di 1 più x. Le due radici mi posso togliere, nel dominio se x appartiene all'intervallo aperto meno 1, 0, che è lì che cerco le soluzioni, il denominatore è sempre positivo, non è mai nullo, perché meno 1 l'ho tolto internamente all'intervallo, il denominatore non è mai 0, quindi la frazione è nulla se è nullo il numeratore. Quindi ho 2 più 2x più x uguale a 0, 3x è meno 2, x è uguale a meno 2 terzi, che è compreso nell'intervallo, perché sta a destra di meno 1, meno 0,6 periodico. Quindi, cioè vuol dire meno 1 è minore di meno 2 terzi, che è minore di 0, sono gli estremi dell'intervallo. Quindi questo è il nostro C, il punto in cui la derivata prima si annulla. Quindi riassumendo, il teorema di Rolle è applicabile, perché la funzione è continua, l'intervallo chiuso limitato è derivabile internamente, e la derivata prima si annulla nel punto interno all'intervallo di ascissa almeno 2 terzi. Certo. Wow, prima. Se fai il denominatore comune, il denominatore è 2 per radice di 1 più x, quindi hai questo diviso 1 che fa 2 per questa radice, quelle due radici vanno via, perché sarebbe come radice di 1 più x tutta la seconda, e poi ho il più x da qua. Ok? Un altro teorema di Lagrange, invece un altro ad esempio. Intervallo meno 17 meno 5, se l'ho letto bene, sì. Dite se è applicabile il teorema di Lagrange e se sì, in quale punto all'interno dell'intervallo. Lagrange afferma che la funzione x uguale a f di x è continua in AB, derivabile nell'intervallo aperto AB, allora esiste C contenuto nell'intervallo aperto AB, tale che f' calcolato in C vale f di b meno f di a fratto b meno a. Ok, la nostra funzione
tratto 1 più x ha come dominio tutti gli x reali diversi da meno 1, perché meno 1 annulla il denominatore. Quindi nell'intervallo meno 17 meno 5 va bene, perché non è contenuto il meno 1. La sua derivata prima, il primo vale il denominatore al quadrato, 1 qui alla seconda, sopra la derivata del numeratore che è 1 per il denominatore così com'è, meno il numeratore che è x per la derivata del denominatore che è 1. Quindi ho 1 più x meno x fratto 1 più x tutta la seconda. Questo va via, mi rimane 1 fratto 1 più x al quadrato. E il dominio di f' è identico al dominio di f. Quindi la funzione in tutto il suo dominio è continua e derivata. Anche per la f' è necessario, è sufficiente che x non sia meno 1. Il dominio della derivata prima e della funzione sono lo stesso insieme. Ok, quindi posso applicare Lagrange all'intervallo citato, perché questo non contiene meno 1. Calcoliamo la funzione nei due estremi. F di meno 17 vale meno 17 fratto meno 17 più 1, quindi ho meno 17 fratto meno 16, quindi 17 sedicesimi, e poi ho F di meno 5, meno 5 fratto meno 5 più 1, quindi 4, anzi no, 5 quarti. E quindi calcoliamo, cerchiamo un punto in cui la derivata prima vale f di b 17 sedicesimi meno f di a 5 quarti diviso b, che è meno 5 meno meno 17. Quindi ho 16 17 meno 20 meno 5 più 7, sopra 16, 20 invece fa meno 3, e sotto ho 12, quindi ho meno 3 sedicesimi, fatemi ragionare un secondo, per un dodicesimo, questo posso semplificarlo, e viene meno 1 più un 4 60, meno un 64esimo, mi viene 0, calcola bene, così viene negativo, quindi basta, era fatto da ricordare uno su uno fix la seconda quindi non c'è qualche errore di segno, perché questo non dà soluzioni, fatemi vedere. Meno 17, 16, questo è ok, meno 5 fa meno 5 diviso meno 4, 5 quarti,
quindi ho tutti i sottoscrittori meno 5 quadri. No, ho invertito questi. Mi pare. Perché A che è l'estremo inferiore è meno 17, B che è l'estremo superiore è meno 5, quindi questi vanno invertiti. Prima c'è il valore, la funzione di meno 5, che era 5 quarti, meno il valore di meno 17, che era 17 sedicesimi. Quindi qui viene più 3 più 5 quattresimi. Qui viene più. Ok. Se x è diverso da meno 1, cioè nel dominio, posso moltiplicare a destra e a sinistra per 1 più x alla seconda per 64 e ottengo 64 è uguale a 1 più x alla seconda. E quindi prendo la radice a destra e a sinistra, ho 1 più x che vale più o meno 8. Faccio la radice di qua e di là. Quindi una soluzione vale, col più, vale 8 meno 1 che fa 7. E l'altra, meno 8 meno 1 che fa meno 9. E questa cade dentro all'intervallo, cioè questa è la nostra c. È applicabile e il punto dove la derivata prima vale il coefficiente angolare della secante per gli estremi è il punto di ascissa meno 9 dentro quell'intervallo. Ce n'è un altro che è 7, ma quello è fuori dell'intervallo. Quanto vale il limite per il tendente a 0 da destra di 1 meno e alla x fratto x alla seconda? Se sostituisco lo 0, e alla 0 quanto fa? Qualsiasi numero elevato alla 0 fa 1. 1 meno 1, 0 circa. 0 alla seconda, 0. 0 più 0 è una forma indeterminata. Il numeratore, ahimè, non è una funzione algebrica, è trascendente perché c'è l'esponenziale, quindi fattorizzarlo non si riesce, almeno non con le tecniche dell'algebra. Che cosa si può fare? Una forma indeterminata, ripeto, due funzioni entrambi tendenti a 0 su 0. Sia il numeratore che il denominatore però sono entrambe continue e derivabili in zero. Quindi posso applicare il teorema dell'Hôpital.
cioè il limite è lo stesso che avrei sostituendo il numeratore e il denominatore la derivata di quelle funzioni. Quindi qui ho la derivata di 1 più e alla x, pardon, meno, fratto la derivata di x alla seconda. Quindi qui, quando è la derivata del numeratore? Meno e alla x. La derivata del denominatore? 2x. Adesso il numeratore, se x tende a 0, tende a meno 1, c'è un meno davanti. Il denominatore invece è infinitesimo, quindi il numeratore converge a meno 1, numero finito non nullo, il denominatore è infinitesimo, il limite è meno infinito. Ok? Per oggi basta. Thank you.